Protesta studentesca questa mattina in tutta Italia. Diversi ragazzi sono scesi in piazza anche a Macerata. I motivi della mobilitazione sono molteplici e vanno dalle leggi sul diritto allo studio ai fondi per l'edilizia scolastica. Allora, la protesta di questa mattina ha diversi punti cardine. Uno sicuramente è una legge quadro sul diritto allo studio a livello nazionale, poiché i nostri diritti sono sì sanciti dallo statuto degli studenti e delle studentesse, però non abbiamo una vera legge sul diritto allo studio a livello nazionale né a livello regionale. Poi che vengano stanziati più fondi per l'edilizia scolastica, perché abbiamo esempi nella nostra provincia di un deperimento delle strutture che è secondo noi inaccettabile, come ad esempio il liceo artistico di Macerata che ha infiltrazioni d'acqua nei corridoi quando piove, tanto che c'è muffa e muschio sui muri. Non vogliono che la scuola sia solo un luogo dove apprendere esclusivamente le cose scritte sui libri, ma anche che sia una palestra di vita, un luogo che li formi anche per vivere all'interno della società, una volta terminato il proprio percorso di studi. Chiediamo che la nostra didattica venga innovata, che sia al passo con il resto d'Europa, poiché non è possibile nel 2013 avere ancora soltanto la lezione frontale col professore che sale sul rialzino della cattedra e infonde la conoscenza nelle nostre menti. Chiediamo che la scuola ci formi non solo dal punto di vista nozionistico, ma anche come cittadini, che ci educhi davvero a far parte della società e non soltanto essere contenitori di nozioni.